Ciao da mio Pilates, oggi vi propongo un allenamento di soli 10 minuti. Quando dite, oh, di oggi non mi posso allenare, non ho tempo, non ho tempo, 10 minuti se vuoi li puoi trovare. Non ti servono attrezzi, solamente 10 minuti. Faccio partire il cronometro così sarò precisissima. Via! Ci saranno tutte le parti, diciamo, dell'intera lezione. Quindi partiamo dal riscaldamento, siamo in piedi, porto il peso sull'esterno, porto il peso sull'interno dei piedi, pochissime ripetizioni, quindi fate molta attenzione, gli esercizi comunque sono molto semplici. Esterno, interno, mi fermo, alzo tutte le dita dei piedi e le abbasso, tutte le dita dei piedi, si vede forse poco in video, ma è semplicissimo. E le abbasso, alzo per 3 volte i talloni, relevé, scendo piano, relevé, scendo piano, relevé, scendo piano. Disegno con le ginocchia dei cerchi, tre in un senso, uno, due, tre, tre nell'altro senso, uno, due, tre. Apro di più l'appoggio dei piedi, mani sui fianchi, spingo il bacino da un lato, spingo il bacino dall'altro, mentre la colonna si allunga. E 1, 2, 3, 4, 5, 6. Un ampio cerchio del bacino sopra l'area dei piedi, in un senso, e un ampio cerchio del bacino nell'altro senso. Allungo un braccio di lato per andare a flettere il busto lateralmente. Resta 1, resta 2, resta 3. Con la mano che era al fianco, decentra il bacino, tirati di più, senti tirare anche l'esterno della coscia. 1, 2, 3. Fai tornare prima il braccio, poi la schiena. Dall'altra parte allungo bene il braccio, ferme con le gambe, ferme con il bacino, mi allungo prima sola con la schiena. Mantieni aperto il petto, resta 1, resta 2, resta 3, decentra il bacino e ancora 1, 2, 3. Fai tornare prima il braccio, poi il busto. Rimani con le gambe un po' piegate, pancia scavata, gira, diciamo, fammi twist con la colonna. In realtà il movimento lo percepisci a livello delle braccia, che le lasci completamente andare. Lo sterno gira a destra, sinistra. Immagina la tua gabbia toracica girare a destra e a sinistra mentre il bacino e le gambe non rimangono assolutamente ferme. Ci fermiamo, giriamo le spalle con 3 ampi cerchi. 1, 2, 3. Faccio l'altro giro. 1, 2, 3, ogni tanto controllo il cronometro, mani sulle spalle, gira i gomiti, 1, 2, 3, fammi l'altro giro, 1, 2, 3, con le braccia distese degli ampi cerchi, senza inarcare la schiena, 2, 3, fammi l'altro giro, 1, 2, e 3, mani alla base dei glutei, allungati prima verso l'alto, poi estenditi in un'ampia estensione dei piedi alla sommità della testa, lasciando lungo anche il collo. Quindi scendi, piegandoti un po' sulle ginocchia, tirati un po' verso il basso e molto lentamente risali dal basso verso l'alto. Solleva le spalle alle orecchie con un bel respiro e lascia cadere. Solleva le spalle e lascia cadere. Girami la testa a destra, girami la testa a sinistra. Esegui un ampio cerchio con la testa in un senso e un ampio cerchio della testa nell'altro senso. Intreccia le dita delle mani. Ogni tanto io mi giro perché tu possa meglio vedere l'esercizio. Allungati il più possibile verso l'alto. Pensa che i palmi delle mani rimangano incollati al soffitto. Piegati con le ginocchia e con i glutei indietro. Tirati, 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 tirati. E voilà, lascia andare. Marcia sul posto. Ogni tanto vado ad attivare il mio cronometro, altrimenti non lo vedo. Non troppo alte le ginocchia. Spingi bene con la pianta dei piedi. Pensa alla tua colonna dal coccige alla nuca.
dagli lunghezza. Prova proprio mentre ti riscaldi con questa marcetta a tenere una mano, a pinzettare la base del cocci di una mano della nuca e tira in direzione opposta. Dai questo senso di allungamento della colonna. Al mio via, 10 secondi di corsa veloce sul posto, come se dietro a te venisse aperte le gambe di un leone affamato da giorni. Pronti, prontissimi, scatta. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, marcia sul posto, fai un bel respiro. Molto bene, adesso due leoni, 20 secondi, pronti, prontissimi, scatta. 1, 2, 3, veloce, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ancora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, marcia sul posto, respira profondamente. Scusate i rumori di sottofondo della Cadillac, però se mi metto giù non ho l'inquadratura. Pronti? 3 leoni, 30 secondi al mio via, pronti? Prontissimi, vai, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ancora, 1, 2, 3, velocissimi, 5, 6, 7, 8, 9, ultimi 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, marcia sul posto, creati dello spazio alla tua destra, mi vedi all'opposto ovviamente, mani sui fianchi, apro la gamba destra in fuori, cado e slancio, 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 ancora 4, 3, 2, 1, tuc 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 tuc. Apro in fuori la gamba sinistra, vai, cado e slancio, 1, 2, sparito il cronometro, 3, 4, 5, su bene la gamba, 6, 7, 8, 9, 10. Ora faremo un piccolo saltino, tocco con la punta delle mani il suolo e cambio, 1, 2, io ho anche il cambio cronometro, 3, schiena che scende diritta, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, molto bene, gamba sinistra avanti, destra dietro, molleggia verso il basso per 5, 4, 3, 2, 1, cambio, sinistra dietro, mantieni aperto la base d'appoggio, 5, 4, 3, 2, 1, scuoti insieme, gambe in parallelo, attenzione, tieni bene l'addome per 1, valgo su, relevé, 2, su in asse, relevé con spinta delle braccia dietro, 3, dritto, relevé, 4, dritti, relevé, 5, dritti, relevé e giù, mi metto a terra in quadrupedia, gambe unite, mani poco più avanti delle spalle, colonna lunga, pancia scavata, piegati sui gomiti, 1, stendo, 2, stendo, 3, stendo, 4, stendo, 5, stendo, non inarcare la schiena è come una tavola, 7, 8, 9, 10, allunga una gamba dietro, allunga l'altra, plank tenuta per 10, 9, glutei contratti, pancia scavata, respingi bene il suolo con le braccia, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, sdraiati, gambe leggermente separate, schiena aderente al suolo, bridge, solleva il bacino, spingi in alto i glutei per 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, giù,
ginocchia al petto, porto le ginocchia al petto e le dondolo un po' a destra e a sinistra, molto bene, porto entrambe le ginocchia a destra e mi allungo da un lato, su, mi allungo dall'altro, su, mani sotto le ginocchia, raggiungi la posizione seduta, allungati in alto, tirati, 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 allungati in avanti, tirati, 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 allungati in alto, in avanti, prendi le punte dei piedi, tirale verso di te, mantieni per 5, 4, 3, 2, 1 e voilà su. Raggiungiamo la posizione in piedi, ci picchiettiamo bene sulle natiche con i pugni chiusi, andiamo bene a picchiettare l'area lombare, quindi le gambe, quindi le braccia, da una parte e dall'altra e voilà! Ragazzi, noi abbiamo, vediamo il cronometro, 10 minuti e 42, ce l'abbiamo fatta, fantastico, a zero intanto, ok, mi raccomando, se non hai tempo proprio per allenarti, parti la mattina e dici, aiuto, 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 ricordati che hai questi 10 minuti di tempo per allenare un pochino, il riscaldamento, quindi le articolazioni, qualche nanosecondo finale di stretching, parlo di nanosecondo, e un po' di lavoro rassodante, un po' di lavoro sul fiato e un'attivazione finale, veramente un bignami di tanti temi. La lezione chiaramente non è esaustiva, ma laddove veramente non riesci a fare niente, durante il giorno concediti questi 10 minuti. Ti abbraccio, ti bacio, ti aspetto sul mio canale con i prossimi video, se non ti sei ancora iscritto fallo, se ti sei già iscritto non ti iscrivere perché sennò ti disiscrivi, a prestissimo, ciao, a presto, grazie.